Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video su Europa Universalis 4. Prima di iniziare vi raccomando di iscrivervi al canale, lasciare mi piace, condividere questo video con i vostri amici e detto questo, iniziamo con il video. Allora ragazzi, prima di iniziare vi volevo dire che ho appena appena aggiornato a Euro e ho aggiornato Europa Universalis 4 e quindi anche questa partita a Europa Universalis 4 Kings, King of Kings, Re dei Re. Come potete vedere, siamo la solita partita, non è cambiato molto. Noto che sono cambiato un po' di icone. So che in questo aggiornamento ci sono stati tipo delle novità a Bizanzio, in paesi del Medio Oriente, mi pare. Non so dirvi di specifico cosa, però ci sono stati un po' di cambiamenti. Quindi, bene, noto che sono cambiate anche un po' di cose. Questo che cos'è? Supply Limit? Ah, immagino che sia. Sì, ho capito, capito. Quello è riguardo alla logistica dell'esercito. Allora, iniziamo con una bellissima economia in negativo. Voglio capire bene il motivo. Abbiamo tra l'altro il mantenimento dell'esercito al minimo e le tasse al massimo. Vediamo un po' che cos'è che lo causa. Allora, non è il nostro esercito che sta bene. Tra l'altro, abbiamo anche i forti disattivati. Oddio, ma che cos'è che ci dà l'esercito in negativo? Forse qualche advisor. Temo che siano gli advisor. Allora, dunque, vediamo un po'. In realtà gli advisor penso che ci servano un po' tutti. Ecco, forse quello di prestigio possiamo sostituirlo con un più 2, immagino. È peccato che, mamma mia, non ce l'abbiamo. Però abbiamo lui, quindi possiamo effettivamente sostituire lui con questo qui che tra l'altro è un piemontese, quindi. Ah sì, dai. Oppure facciamo nearly inflation reduction. No, no, facciamo lui. Via. Sì, purtroppo sono costretto, se no adesso vedi che abbiamo educato in positivo bene. Allora, ragazzi, prima di cliccare il pulsante spazio, vabbè, siamo il 14 maggio del 1587, ci tenevo a dirvi che questa partita continuerà fino al 1 gennaio del 1600. Dopo vi darò la possibilità di scegliere che cosa fare, se continuare questa partita oppure se ne iniziare un'altra. Non vi dico altro perché ovviamente vi darò delle opzioni. Ma che cosa facciamo in questi 13 anni, mi pare? Ho intenzione di riunire il Regno delle Due Sicilie. Per farlo dobbiamo prendere queste tre province della Spagna. Ecco perché ultimamente non sto dichiarando guerra, proprio perché voglio appunto prendermi la Spagna, però non possiamo farlo perché? Perché l'Austria è in debito, ha buona relazione con i nostri alleati e se accettiamo e se accetta l'Austria va al collasso. Il Commonwealth non la vede molto meglio, però possiamo provare a chiedere a qualche suo alleato. Per esempio, se attacchiamo il Portogallo, per esempio. Allora, ci tiriamo contro meno gente, però vediamo se invece attacchiamo Venezia. Entrerebbe la Spagna, quindi bene, e entrerebbe il Commonwealth. Quindi, ragazzi, penso che attaccheremo, dichiareremo guerra a Venezia quando sarà il momento, quando diciamo che l'Austria si metterà un po' meglio. Tanto vedo che in realtà il claim su Padova e Siena scade tra poco, quindi direi di provare a fare un spy network qui, bully spy network, tanto abbiamo questi che non stanno facendo niente. Bene, tra l'altro possiamo vendere. Ah sì, dai, facciamo Summon the Diet. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Possiamo fare una manifattura a Nizza. Possiamo avere un po' di manpower entro il 1607. Oppure avere più threat power. Nizza non ci abbiamo, immagino. Beh, prima cosa disattiviamo le tasse di guerra, che è meglio. Sto registrando, sì. Allora, quindi direi di fare così.
Quant'è il livello di manpower? 38.000. Come siamo messi con le diet con gli States? Beh, in realtà i nobili stanno abbastanza bene, stanno tutti abbastanza bene in realtà. Vabbè, dai, oppure possiamo ottenere un più 3 diplomatico. Come siamo messi? Oddio. Direi che andiamo con i borghesi, dai. Ok, dai, dobbiamo costruire una manifattura a Nizza, quindi pregando che non siano soldi buttati a Nizza, possiamo farla. Sì, non è che sia l'affare più grande della vita, ma vabbè, possiamo effettivamente farla. Va bene, allora adesso clicco il pulsante spazio e direi di. Termin e prima di cliccarlo e iniziare questa cosa, termino la clip e ci vediamo alla prossima clip. Ok, ragazzi, abbiamo un nuovo mercante e abbiamo questo coso che non capisco bene che cosa sia. Allora, possiamo farlo. Questa è una novità, prima non c'era. Ad Urbino, a Pisa e a Lucca. Che roba è? Scusami. Possiamo potenziarlo? Ma come si fa? E Lucca era anche. Dove caspita è Lucca? Ah, è qui. Non riesco a capire che cos'è sta roba. Non lo so. Vabbè, me lo direte voi nei commenti. Vabbè, allora. Si è crashato tutto. Allora, abbiamo un nuovo mercante. Benissimo. Fatturiamo 25 ducati al mese. La nostra economia va bene. Lo inviamo a Ragusa. Inviamo la Ragusa, dai. Trasferiamo. Aspettiamo un po' che arrivi. Ok, bene. E sta mandando tutto su Genova. Guadagniamo di più se lo trasferiamo da un'altra parte? Vediamo un po'. Madò, ci sta fruttando abbastanza. Bene, 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 bene. Va bene, dai. Ci vediamo allora alla prossima clip. Allora, ragazzi, io non lo so che cosa dire. Allora, siamo il 3 dicembre, il 3 ottobre del 1594, abbiamo ufficialmente vittorio Amedeo I de Valois al potere, purtroppo non è un Savoia, ragazzi, non so che dirvi, che siamo messi abbastanza bene con la tecnologia, in realtà non troppo, con le idee neanche lì siamo messi troppo bene, con i core potremmo essere messi meglio, aumentiamo la stabilità che è meglio. Ma quello che vi volevo far vedere era appunto questo. Bisanzio del 1594. Non riesco anche a spiegare, ma dove è saltato fuori questo stato? Cioè, l'unica spiegazione logica che do è che tipo, non so, la Spagna o l'Austria l'abbiano creato come stato fantoccio che si è ribellato. Cioè, com'è possibile? Ragazzi, abbiamo gli eredi dell'impero romano ancora vivi. Ok, va bene, non so che dire, ma c'è poveri. Adesso si stanno controvano l'Austria contro poveri. I bizantini. Come, scusami, una repubblica? Cioè, vuoi dirmi che i bizantini sono una repubblica? Lo stato autoritario per eccellenza è una repubblica?
Credo che sia un grande principato, penso si dica. E... Ma com'è l'impero? No, vabbè, questo è... cioè, non solo è una repubblica, ma è pure un impero, classificato, vedete, the government rank empire. È classificato come impero. Vabbè, dai, volevo farvelo vedere perché era proprio una barzelletta. Vabbè, dai, penso che l'abbiano creato l'Austria o la Spagna, non riesco a dare altre spiegazioni, che probabilmente si è ribellato. Vabbè, dai, ci vediamo alla prossima clickbait che è meglio. Ok, ragazzi, allora, siamo il 1º giugno del 1598 e direi che da questo momento in poi inizierò fino al 1º gennaio del 1600 a registrare la partita per intero. Beh, non so che dire, direi di cliccare su spazio e di iniziare. Allora, vi avviso che probabilmente non riusciremo in tempo a prenderci la Sardegna e quindi non a creare il regno di Sardegna. Però volevo vedere una cosa, infatti, allora siamo a livello di tecnologia 16, quindi teoricamente adesso dovrei creare la nuova composizione dell'esercito. Tra 2 settimane mi pare che farò un video in cui spiegherò appunto com'è la composizione dell'esercito, in base alle varie tecnologie. Allora, in questa... Ok, allora, effettivamente possiamo fare così. Allora, teoricamente in questa versione bisognerebbe eliminare, eliminiamo 2 reggimenti, dai, via. E dobbiamo piuttosto fare quanta più artiglieria possiamo. Quindi, Retreat Regiment. 1, 2, 3, ok, perfetto. 3 reggimenti di artiglieria. Beh, ovviamente è una buona idea se lo facciamo un po' da altra parte, tipo qui a Firenze e qui a Pisa. Oh. Ottimo. Vabbè, quindi dai, direi di iniziare a reclutarli. E quindi perfetto. Chiudiamo pure qui. Tra l'altro qui si è prodotto un ultimo, un galeone, perfetto. E con l'economia siamo messi bene, non benissimo, ma vabbè. Ok, perfetto. E adesso andatevene tutti qui. Ottimo, benissimo, così tra l'altro sì, non è che non penso che abbiamo supply limit infinito, vero? Sì, in effetti, ecco, guardate quanti sono i posti in Europa in cui possiamo mettere questo, Nessuno, un'armata così grossa non la possiamo mettere da nessuna parte. Per fortuna che abbiamo addirittura 3 province in cui ci può stare. Una roba assurda, insomma. Vabbè, allora, vabbè. Ok, benissimo. L'Austria sta facendo la guerra contro la Francia. Vabbè. Ok. E ragazzi, è il 28 aprile del 1599. Prossima tecnologia amministrativa, perfetto. Quindi siamo messi abbastanza bene. E da questo momento in poi ci dobbiamo stare attenti. Riduciamo la velocità, che è meglio. È meglio. E questo chi è? No, alla Spagna non diamo il military access. Oddio, hanno finito una guerra con il passato papale ed è finita abbastanza male. Vabbè.
Ragazzi, mancano ancora 6 mesi, mi pare. No, 7. Sì, ormai 6 in realtà. Vediamo un po' se possiamo fare delle questi qui 0.16 o se facciamone una da Avignone. Questo è l'Inghilterra. L'Inghilterra non credo che sia, infatti, non penso. Facciamo Royal Marriage. Ok. E ora vi. No, non. Vabbè, però abbiamo fatto Royal Marriage con l'Inghilterra. Immagino che adesso la guerra con. Infatti, non possiamo ancora farla. E immagino neanche contro Venezia. Esatto, non possiamo purtroppo. Boh. Non so che dirvi, ragazzi. L'Austria ha come rivali la Francia, la Russia e. Ah, perfetto. La Francia ha rapporti con. Che rapporti c'ha con la. No, ha praticamente niente. Ecco, effettivamente potremmo attaccare la Francia, ma non lo facciamo perché l'Austria. È ancora in guerra con loro, quindi boh, non ha senso. Vabbè, ritiriamo lui che tanto che abbiamo capito che bah, non serve in realtà. A sto punto direi di farlo per ordine di development. Ok, perfetto. Ottimo, che così consolidiamo un po' i nostri territori. E poi boh, non so che dire. Possiamo produrre un'altra nave per caso? No. Vabbè. Ok. Altro che caspita, non possiamo. Nuova tecnologia via subito. Ottimo. E perfetto. Ok. Ragazzi, manca davvero pochissimo. Quindi devo iniziare a guardare un po' il giorno perché manca davvero poco. Intanto, scusate, a quanto tempo siamo con la registrazione? 7 minuti. Ok, ultimo mese ragazzi, ultimo mese. Ah, tra l'altro è finita la guerra con la Francia, finita malissimo. Potremmo effettivamente attaccare gli ultimi territori della Francia, tanto immagino che la Francia sia messa tipo malissimo, infatti possiamo attaccarla e annientarla, cosa che. Vedremo se riusciremo a fare, però adesso manca un ultimo mese, quindi non lo facciamo. E 20 giorni, mettiamo velocità 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1º gennaio del 1600. Ragazzi, è il 1º gennaio del 1600 e il 1º gennaio del 1600 mettiamo in sospeso questa partita. Prima di chiuderla vediamo un po' come siamo messi. Le Americhe, vabbè, in questa partita non mi interessavano molto. Vedo che la Spagna se la sta conquistando un po' con l'Inghilterra, soprattutto la Spagna, un po' il Portogallo, vabbè. Gli Inca sono ancora vivi e vegeti. L'Africa sta bene, a parte il corno d'Africa, sì, il capo, la parte sud, insomma, dell'Africa che è in mano ai spagnoli. L'Asia è quasi sconosciuta.
Mentre c'è la Russia che è bella, grossa e potente ed è in guerra con una nazione che non conosco. Gli ottomani non stanno meglio e abbiamo i bizantini ancora vivi. Possiamo offrirgli... No, no, non accettano perché, infatti, perché sono rivali dello Stato papale. E tra l'altro non sono messi bene con le ribellioni e in Grecia ci sono un po' di ribellioni, giusto un po'. E quindi sì, insomma, sono messi un po' così. Vabbè, poi il nostro... abbiamo raggiunto 450 di punti, mi pare si chiamino. I punti, sì, il punteggio di questa partita. E quindi, beh, non so che dire. Questa partita facciamo un commento per ora su quello che è stata la partita fino ad adesso. Allora, secondo me questa partita potevo farla sicuramente meglio. Non mi sono espanso tanto, specialmente all'inizio che ho fatto delle cavolate di dimensioni cosmiche, che davvero solo un nabo può farne di quel tipo. Quindi, davvero una cosa indecente. Però, dai, ci siamo comunque un po' espansi, bisogna dirlo. Tuttavia, potevamo fare molto di meglio. Sì, infatti, ragazzi, ho intenzione di iniziare una nuova partita. O meglio, vi darò la possibilità di scegliere, o meglio, vi ho dato la possibilità di scegliere, perché in realtà quando farò il sondaggio, avremo, ormai penso che quando vedrete questo video avrò da poco registrato, penso, la prima parte di questa, della prossima partita. Che partita voglio fare dopo di questa? Allora, in realtà tra il sondaggio, cioè nel sondaggio metto anche la possibilità di continuare questa, quindi continuare ad espanderci un po', decidete voi, oppure iniziarne una nuova. Con che nazione vi la vedrete. Avete visto in quel sondaggio in realtà, quindi ormai però quando vedrete questo video il sondaggio l'avrò già fatto, quindi avrò già iniziato a registrare, quindi non ha molto senso che vi dica che cosa ho scelto. E comunque nella prossima partita mi auguro di fare di meglio e quindi basta, ecco, mi auguro di fare del mio meglio. Vabbè, direi che comunque per questo video è tutto. Mi raccomando di iscrivervi al canale, lasciare mi piace, condividere questo video con i vostri amici. E detto questo, ciao ragazzi e al prossimo video.